18 febbraio 1959 è l'era della musica in scatola. Il titolo annuncia l'arrivo del jukebox. A Piacenza ne sono in funzione 15, i dischi più gettonati sono quelli di Modugno, Carosone, Buscaglione, Dallara e Dorelli. Claudio Villa è poco amato dai giovani che si atteggiano abbruciati e americanizzati. Fra gli stranieri vanno invece forti i Platters, Belafonte, Paul Anka, Perry Como, quasi assenti gli chansonnier francesi di gusto troppo intellettuale. Dall'America i jukebox sono arrivati anche a Piacenza nel lontano 1959 e oggi siamo abituati alle memorie digitali, alle memorie sugli iPad, insomma tutte queste cose qua che la tecnologia ha portato a noi giovani. Invece la generazione precedente, quella di mio padre ad esempio, era abituata ai giradischi, i giradischi in vinile che si collezionavano, erano molto ricercati e andavano veramente di moda. La generazione invece ancora precedente, quella dei miei nonni, era molto legata, è stata molto legata proprio ai jukebox di stampo americano che, come abbiamo sentito in questa notizia raccolta da Libertà, erano arrivati anche a Piacenza. 1959, il progresso che avanza, come sempre del resto. I jukebox arrivano anche da noi, la musica dei cantanti più famosi di allora e delle orchestre più famose di allora, dell'epoca, venivano appunto espanse da questi macchinari, di questi strani macchinari. Ecco, e comunque quello che succede anche al giorno d'oggi. Io avevo 17 anni, allora si andava a ballare nei locali pubblici di Piacenza, come il People di Via Roma, come la Filo, il Bar Americano. Con l'avvento dei jukebox si era passati anche alle feste private, ecco, perché allora c'erano, vabbè, i giradischi, ma anche si andavano in certi locali dove in una stanza c'era il jukebox e noi ci divertevamo ballando, ecco. Riguardo ai cantanti, effettivamente all'epoca andavano molto di moda i cantanti e i gruppi americani, inglesi, cantanti italiani anche. Ho sentito che Claudio Villa non era molto molto amato. Beh, io all'epoca lo amavo comunque, anche perché avevo una voce tenorile, quindi assimilabile al canto lirico, e siccome io vengo da una famiglia dove la lirica era molto apprezzata ed era apprezzata anche dal sottoscritto, io non lo disprezzavo affatto, ma questo è comunque un dettaglio del tutto personale. Comunque sì, jukebox era un bel macchinari, due tentative dentro, un soldo, un jeton, e poi saltava fuori e voi che cantava, e c'era qualcuno che voleva farlo spiritoso, beh, due il che lui canta, due salta fuori. C'erano, insomma, un po' ci si rideva anche sopra, ma comunque questo era effettivamente un passo del progresso che avanzava. E oggi, come effettivamente è vero, sugli iPad, su internet, su YouTube, si ascolta di tutto, e quindi e chissà cosa potremo vedere in seguito, ecco.